dedicato al mondo sportivo, è quello che oggi vede la ginnastica artistica ancora in primo piano. Allora abbiamo invitato qui e lo ringraziamo davvero perché è una presenza decisamente piacevole e una istituzione della ginnastica, Arduino Francescucci, che è il presidente della Polisportiva Carnini di Fino Mornasco, con il quale già abbiamo lavorato anni e anni fa. Oggi è tornato con grande piacere a trovarci per parlarci delle sue splendide atlete che hanno grandi ambizioni di andare alle Olimpiadi di Rio. Buongiorno Arduino, grazie di essere venuto qui a Ciao Como. Buon pomeriggio. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao caro, grazie di essere qua, dicevo, con noi, oggi ci fa davvero un grande, grande piacere. Allora, andiamo subito nel vivo della puntata di oggi di Sport Magazine, parliamo di queste tue ragazze. Ho detto tre ragazze delle quali ovviamente sei molto orgoglioso. Subito al dunque, quante sono le speranze di vederne qualcuna alle Olimpiadi di Rio? E chi sono queste tre ragazze? Dai. Allora, queste ragazze sono i miei gioielli, Erika Fasana, che diciamo che è la meno giovane, ma che comunque io ho conosciuto che aveva 4 anni e 3 mesi, oggi ha 20 anni, quindi posso dire che è cresciuta con noi. Poi Martina Rizzelli, campionessa già, campionessa della medaglia d'oro alle Olimpiadi giovanili, e non ultima, 15enne, Sofia Busato, che proprio oggi alle 2 ho voluto salutare in autostrada a Lomazzo, le ho fatto fare un'uscita. Perché? Ecco, spieghiamo perché l'hai fatta uscire in autostrada, perché di solito ci si saluta in altri posti. Certo, esatto. Perché lei stava da Monte Olimpino partendo per Brescia, da dove volerà in Portogallo per la Coppa del Mondo. E questa mattina ho voluto fare una maglia speciale che lei poi mi farà firmare da tutte le campionesse del mondo, ma io sono convinto che lei farà un ottimo lavoro al volteggio, dove è arrivata quarta agli europei, per un pelo, 0,10 centesimi. E devo dire che quando io gliel'ho detto alla nostra allenatore nazionale, Rico Casella, mi ha detto, beh, comunque, tra che la proceduta è gente di valore mondiale e olimpico. Ricordo che Sofia ha solo 15 anni e sì, mezzo, è vero. Quindi queste sono ragazze autentiche, ragazze prodigio. E tra l'altro Sofia e Martina Rizzelli sono venute qui a provarci già due volte l'anno scorso. Martina tra l'altro è venuta anche subito dopo l'infortunio che ha avuto alla gamba, al piede meglio, era un periodo difficile, lei però l'ha superato alla grandissima. E che oggi Martina è caporale alpino dell'esercito, è vero, è entrato nell'esercito insieme alla Erika Fasana, quindi siamo l'unica società che può vantare due soldati nella compagnia atleti di ginnastica. Però loro credo che sia Martina, che Erika, che Sofia sono marchiate Polisportiva Carnini. Ah, sì. Poi quando sono venute qui e abbiamo parlato di te, credo che gli si sono illuminati gli occhi, perché sei veramente l'artefice di tutto questo. Ci è piaciuto farti venire oggi a Sport Magazine perché era giusto sentire anche tu come sei riuscito a portare queste tre splendide tue gioielli ai massimi livelli. Sicuramente da solo, creando un gruppo di insegnanti valide in 38 anni. Ho creduto in quello che facevo, non abbiamo uno sponsor, non abbiamo aiuti dal comune, abbiamo da niente, però lavoriamo con molta dignità, con molta parsimonia, abbiamo un bel divano. Nessun aiuto, davvero? No, come si fa a proseguire? Perché come si fa? Avendo molti proceliti, chiaramente con l'autofinanziamento ne andiamo avanti. Devo dire che abbiamo fatto i conti proprio l'altro giorno, solo di gare, in questi 6 mesi abbiamo speso 14.000 euro, perché siamo dappertutto, però devo dire che i genitori sono fantastici, abbiamo un team di persone incredibili che mi supportano e che mi aiutano in tutte le maniere, non mi sento solo, e poi c'è tanta gente che ci vuole bene e siamo un bel gruppo, sono orgoglioso di questo. Ecco, diamo anche dei numeri, ecco, cos'è la Polisportiva Carnini di Fino oggi 2016, 38 anni dopo quando tu hai deciso di partire fondandola, appunto, che quanti numeri ha? Dacci qualche numero, qualche riferimento. Ma i numeri te li dico dei saggi, c'erano almeno 180 persone in campo, due saggi da 600 posti l'uno al Malacarne di Cermenate, 500 posti pieni zeppi. Zeppi già da un mese, come si dice, on sauce, sold out. Ecco, dopodiché all'eccesso di erba, danza classica, dove abbiamo avuto il pieno, e lì abbiamo avuto anche dare, permettimelo, un contributo all'oncologia di Como, all'associazione Tullio Cairoli, sono volontari che sono con noi nelle corsie,
però non dimenticando l'associazione Noi Donne del Balduce, guidate dalla signora Olga Ceriani. Quindi cerchiamo anche di avere un pensiero riguardo, anche in queste cose, esatto, visto, che io, anche, esatto. Visto che comunque io sono ospite dell'oncologia da 11 anni. L'altro saggio di danza moderna l'abbiamo fatto a Capiago, 300 persone pieno, quindi dovunque andiamo abbiamo il pieno. Ecco. Beh, questo, ecco, mi piaceva far certificare da Arduino che sono parole supportate dai fatti. Chi ti conosce da anni, come noi, sappiamo che tu non vendi fumo, ovviamente sei una persona di grande concretezza, caro Arduino. Credo che però c'è anche grande emozione. Adesso, arrivando in questo, un po' di tensione anche, emozione, perché poi adesso qui è una lotta fratricida tra le tue, ovviamente ci sono 9 ragazze in lizza per 5 posti alle Olimpiadi, e purtroppo, io ho 3, e tu ne hai 3, ecco. Però ti posso dire una cosa, io chiaramente nel momento nei panni dei genitori, che è diverso dal mio, io comunque chiunque va e qualcuno va, io ne sono felice. La polisportiva per la seconda Olimpiadi è presente, e presenta come proprio oggi, voglio dire che mentre salutavo la sua, ho consegnato lei un piccolo ricordo, il Pumbal di Como, e dicendo: guarda Sofia, che questo viaggia col vento, ecco, e che ti auguro che il vento ti porti lontano dalle tue soddisfazioni. Quindi noi rappresentiamo anche Como. Certo, ma non sono fermo ormai. No, ma io, è chiaro, ma assolutamente, polisportiva, quindi vuol dire che se mandi 1, 2, 3 ragazze a Rio, politicamente non è possibile, non è possibile. Perché comunque sono 5 in tutta Italia, e chiaramente sì. No, poi onestamente abbiamo anche l'Elisa Meneghini, che è stata ospite tua una volta, forse anche qui, sì, che sì. È di Casinate, anche lei lotta per questo. Voglio dire, di ragazze brave ce ne sono, e come vedi faccio anche i nomi degli altri. No, ma ci mancherebbe. Non solo, devo dire, anche perché l'Elisa l'ho avuta come 2 anni prima che spiccasse il volo, era già campionessa, era già una azzurra junior, quindi a me fa piacere, e se anche lei può avere un posto in questa. Però sono convinto che 2 possiamo giocarcela. Quindi, tu puoi mandare 2 ragazze a Rio. No, io ne manderei 4. Lo so, ma non sei tu il selezionatore. Più un insegnante, non dimentichiamo. Giusto. Che Laura Rizzoli è la più medagliata che c'è in Italia, probabilmente. Giusto, ricordare anche lei, Laura Rizzoli, esatto. La grande allenatrice di queste ragazze. Come da 30 anni. Esatto, bravo. È giusto ricordare anche lei che è importante tanto quanto il vostro lavoro di dirigente, certo. Perché sì, è vero, poi ci sono le ragazze che vanno in pedana e che ovviamente avranno grande visibilità, però credo ci siano anche i grandi tecnici. Quindi la speranza, Arduino, mandarne 2. Beh, io sì, 2, almeno 2. Anche perché la Sofia, ma la Sofia sta correndo, sta bruciando i tempi, ha fatto un 4º posto agli europei. Se al prossimo campionato italiano la Sofia continua questo passo, beh, anche lei ci mette lo zampino. Poi so affari di Enrico Casella a pensare cosa deve fare. Allora, 18:22, diretta Ciao Como oggi, web e a radio con Arduino Francescucci, il presidente polisportiva Carnini di Fino Mornasco, colui che possiamo definirti il papà di tutte queste ragazze che ovviamente stanno lottando per un posto a Rio. Tu prima scherzando mi dicevi: sì, ma io sono papà di altre 400 ragazze. Ma umano, ma pensa che oggi mi portano metaforicamente, lo diciamo, certo. Oggi mi portano le bambine, le mie ginnaste del 78, quindi è passata una generazione, e oggi le mamme arrivano: t'ho portato mia figlia, continuo. Beh, questo è bello, è bellissimo. È veramente, veramente splendido. Questa è la mia ricchezza, l'amicizia con la gente, è veramente una cosa stupenda. Senti, una cosa ancora da chiarire. Allora, abbiamo detto queste ragazze, queste 3 ragazze che escono dalla tua scuola, che ora stanno lottando ovviamente per i posti a Rio de Janeiro, alle Olimpiadi di agosto. Gli step, adesso, la scorsa settimana le ragazze hanno fatto uno stage, giusto, a Brescia? Esatto. E anche oggi, oggi sono partite, non hanno tempo. Si fermano a Brescia e continuano la loro azione di lavoro, mentre la Sofia parte, va in Portogallo, poi tornano, c'è il campionato italiano a Torino, dove sicuramente saremo protagonisti, perché l'anno scorso abbiamo vinto 3 titoli di specialità. La Martina ha vinto le parallele, la Sofia, nonostante giovanissima, ha vinto al volteggio, e la Erika, esatto, ha vinto a corpo libero, che è il suo forte, visto che ha fatto un 3º posto in Coppa del Mondo. Quindi secondo fine settimana fine settimana di luglio, vero? Giusto? Esatto, arrivano da Torino, e lì l'ultima settimana se la giocano.
A Brescia ancora? Se la giocano a Brescia, sì. Allora, amiche e compagne, ma ovviamente in questo caso anche nemiche, perché è inevitabile, perché quattro restano a casa. È brutto. Lo so, è vero Arduino. Io è vero. Mi auguro che tutti prendano il mio spunto, cioè basta che vanno la compagna. Io ricordo solo una cosa, un anno abbiamo fatto primo o secondo posto e una mamma mi ha detto: perché mia figlia è arrivata seconda? Io ho detto: perché oggi non c'era l'ex equo, voglio dire, dopo purtroppo a mamma, la mamma è la mamma. No, ma è assolutamente sì. E certo che sarà poi abbastanza brutto andare a dire a chi non andrà, peccato, sarà per la prossima volta. Però purtroppo bisogna spiegare anche loro che è un'altra occasione. Certo, è ovviamente sì. Comunque, è quello che è bello dirlo, Arduino, per chiudere anche questa nostra chiacchierata di oggi, è che Como, Fino Mornasco, Como, Ilario, al centro davvero della ginnastica artistica, ma non solo nazionale, forse anche qualcosa internazionale. Ecco, esatto, questo è bello. L'avresti detto 38 anni fa quando hai iniziato questa avventura? Assolutamente, però questa è un po' la mia vita, anche nella mia malattia, questo è stato veramente la medicina migliore, cioè andare avanti, lavorare, buttarci dentro ed essere soddisfatto. È la cosa più bella che ci possa essere, la passione, la voglia di fare, le soddisfazioni che si hanno, ma ti posso anche dire, ho anche tante amarezze, perché comunque tante volte non tutto funziona come deve, certo, soprattutto certo. Da parte di chi è preposto così, almeno a dirti grazie per quello che fai. Non ti voglio però far parlare di cose brutte questa sera. Abbiamo invitato perché quelle mi stimolano. Tu sei veramente l'artefice. Allora, se Como manderà altre ragazze, una l'abbiamo già avuta qualche settimana fa, Sara Bertolasi, grande atleta del canottaggio, che è venuta a trovarci il giorno dopo essersi qualificata. Pensa un po', è stata gentilissima e gentilissimamente anche il presidente ce l'ha portata qui il giorno dopo. Se altre ragazze di Como andranno alle Olimpiadi, un merito sicuramente ce l'ha questo signore, che davvero non ha mai smesso in questi anni di avere una pazzesca passione per la ginnastica. L'ultima cosa, Arduino, vediamo un simpatico gioco, magari le tue ragazze poi ti vedranno in questo video perché loro sono molto social. Allora, due parole, due a Elisa Busato, a Sofia Busato, scusami. Io ho detto oggi: tieni questa posta fortuna a Kumbar, che ti porta col vento, che il vento lo spinga, perché lei quando fa il volteggio è una macchina di guerra, è un treno che parte e non si ferma. Io mi auguro che abbia anche lei le soddisfazioni che ha avuto la Martina Rizzelli e l'Erica Fasano. Due parole per Martina Rizzelli. La Martina mi è piaciuta molto agli europei, anche se ha avuto due problemi, due giorni di fila, ma ha reagito con una grinta che non le conoscevo, e questo vuol dire che è piena forma. Poi dopo la gara è la gara, però la Martina si farà valere anche lei. E due parole anche per Erika Fasana. La Erika è immensa. Ieri era a Pesaro con uno stand, non so per quale azienda, e autografava body e magliette. L'hanno assalita, perché ha una simpatia e un'umiltà, la Erika, che è fantastica. Bene, tre splendide ragazze, targate Polisportiva Carnini, Fino Mornasco, il cui presidente oggi è venuto a trovarci. Ci faceva piacere, ci fa piacere averti ospitato all'interno di Sport Magazine. Abbiamo concluso, c'è qualcos'altro che volevi aggiungere? Marco, voglio solo ringraziare te, noi ci conosciamo da quasi 30 anni e non ci siamo più visti se non in altre occasioni, però di oggi è stata una giornata piacevolissima che mi ha riportato alla nostra gioventù 25 anni fa. Perfetto, ciao a tutti amici radioascoltatori, e guardatevi in diretta le nostre ragazze di ginnastica artistica nell'internazionale.